Ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccio Riccio, ovunque con te. Amici di Ciccio Riccio, benvenuto Raiz, benvenuto ovviamente per Ciao. Parlare di musica, anche se tu in effetti non hai un briciolo di tempo libero, fai praticamente tutto, ti ritroviamo in ogni dove, Don Salvatore Ricci, teatro, cinema, televisione, insomma c'è tutto, è un momento, vuoi dire, un momento lungo fortunatamente, no? Che ti impegna tanto. Beh, si dice a Napoli o uno o 90, no? Perché a volte ti succede... O non ti succede niente, oppure ti succede tutto insieme. Beh, in realtà, vabbè, il musicista lo faccio da sempre, l'attore anche, e specialmente in questa serie ci lavoro da 4 anni, solo che è l'estremo successo che ha avuto poi nell'ultimo periodo, che mette certo. tutti sotto i riflettori, un po' cancellando anche, no, tutto quello che si fa, insomma, altrove. E invece noi lo utilizziamo, guarda, Mare Fuori, come un lancio di questo album, che devo dire commuoverà davvero i nostri ascoltatori. Sai perché? Perché quando io ho ascoltato, perché l'ho ascoltato prima dell'uscita, che appunto uscirà venerdì 24 febbraio, io ho trovato davvero una profondità, ma soprattutto una grande emozione. Io ho detto infatti che è stato emozionante ascoltare questi pezzi, è come se qualcuno mi parlasse con sincerità della propria infanzia, della propria adolescenza, e quindi io ho detto che era davvero molto profondo e molto toccante, e questo è stato l'aggettivo che ho usato, è vero? Grazie, sì, e in definitiva io ho fatto questo disco, ma non so nemmeno ancora perché, nel senso, ho ascoltato un pochettino veramente la mia anima, e che dopo tanti anni di esplorazione nel mondo della musica moderna, che so, sempre tenendo presente, no, la cultura, la musica della cultura di provenienza, la musica napoletana, sebbene poi sciacquata in Mediterraneo, insomma allargata con una Napoli allargata anche al Medio Oriente, al Nord Africa. Però comunque avevo sempre questo centro con la sperimentazione, e qui ho sentito un po' la necessità di fare il prequel di quello che avevo fatto con gli Alma Megretta, con tutti gli altri miei progetti, andare proprio alla radice, e ci sono arrivato dopo tanti anni. Ma se mi avessero detto a 20 anni, fai un disco su Sergio Bruni, ho detto no, non mi interessa, io voglio fare altre cose, ho altre ambizioni, eccetera. Nell'anzianità, nella maturità, sì, poi si capiscono tante cose. Quando sono andato a cantare questi pezzi, che conoscevo tutti già, non dico, a volte ho addirittura nella prima stesura ho sbagliato i testi. Sbagliavo i testi perché io pensavo di conoscerli a memoria, mentre invece magari sbagliavo qualche parolina, no? Perché è proprio quando tu pensi di conoscere bene una cosa, in realtà poi non la conosci veramente così fino in fondo. Insomma, se ho... come dici tu, ho proprio incontrato l'emozione, è un po' come nel libro, no, Il Profumo, che ti riporta, sì. Un profumo è capace di riportarti a tanti anni indietro. Mi sono sentito proprio senza fiato, a volte non riuscivo a cantare dall'emozione. Quest'album si chiama Sì, l'amore è al contrario da morte, chiedo scusa se, insomma, che è praticamente poi una parte del testo di Carmela, no? Che è una delle sì. canzoni che interpreti, 10 canzoni che interpreti di Sergio Bruni, che tra l'altro è un attivista, è stato un militare, una persona che come artista ha dato tantissimo, quindi la voce delicata, no? In qualche modo, però con un carattere forte. Ti ritrovi in questo carattere, in questa militanza di Sergio Bruni, di cantante sì. soldato, ecco. Sì, 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 io mi ritrovo, io sono, ecco, seppur nella diversità, io certo. credo, allora, Sergio Bruni, buon'anima, aveva un carattere, insomma, mi è stato raccontato, non certo, facile, certo. era uno, pare che una volta durante uno spettacolo avessi visto uno che sbadigliava in prima fila, si fosse fermato e si è detto, allora, quasi siete venuto per sbadigliare, ve ne potete pure andare, e lo cacciò proprio io. Quindi era proprio uno così. Il suo è un modo di cantare particolare, perché sicuramente lui fa riferimento alla grande tradizione napoletana, ma consciamente o inconsciamente mente dentro tantissime cose della campagna nella sua vocalità, perché Sergio Bruni era un napoletano dell'Interland, era di Villaricca, un paese vicino a Napoli, e quindi, come dicono a Napoli, lo avrebbero chiamato Cafone, ma nel senso non, cioè non è dispregiativo Cafone. Cafone vuol dire soltanto che non sei non sei cittadino, non sei nato nelle mura della città, ma sei di un paese, no, dell'Inter.
Ecco, questa sua provenienza gli faceva consciamente, ripeto, inconsciamente mettere delle cose che sono qualcosa in più e che avvicinano paradossalmente la canzone di Sergio Bruni alla canzone mediterranea più in generale, più alla canzone portoghese, alla canzone no, addirittura toni di mondo arabo. È bello perché è un ponte tra Napoli e Dociamara, che è la prima traccia fino a Palcoscenico, ed è un ponte tra tua mamma e tua figlia, no? Quindi c'è una dichiarazione d'amore grande, non solo nei confronti di Sergio Bruni, quello che rappresenta Napoli, eccetera, eccetera, ma c'è anche un ponte dell'amore eterno, insomma, tra tua Sì, mamma sì, sì. e naturalmente che si proietta in quello di Lea. Ed è bella Sì. questa dichiarazione d'amore a due donne importanti della tua vita. Ci sono quattro donne, quattro Perché donne. un uomo? Beh, in effetti anche cinque. No, vabbè, perché c'è mia moglie, senz'altro. Allora, mia madre, mia figlia, mia moglie, e poi, no, quattro almeno, e Napoli, e la musica. Napoli è l'altra donna, l'altra, Perché io donna definisco, Napoli, eh? Napoli è Napoli è donna. donna. Napoli è, Come come si dice? io la definisco, Napoli è Carmela, no? Come il pezzo di Sergio Bruni che parla di Napoli. Napoli è, per chi conosce quello che ho scritto io con Alma Megretta, è la donna protagonista di Non ti scordà. Bello, bello davvero. E quindi grazie. Attraverso Raiz possiamo fare una dichiarazione d'amore a tutte le nostre donne della nostra vita, come tu hai fatto con Sì, l'amore e Au contrario da morte. E sembra quasi che tu Grazie. mi abbia dato un po' più di sicurezza a dire il napoletano, che è come l'inglese, quindi sai, bisogna avere Sì, sempre sì, molta. sì. Guarda, per pronunciare bene questa cosa Vediamo, dimmi. devi mettere la doppia C su contrario, perché è o contrario alla morte. Perché nel napoletano c'è il neutro, Sì, no? Quindi con la che. se io dico io sono contrario a questa cosa, io Sì. dico iso contraria, con una Contrario. sola C, su contraria. Però se dico questa cosa è il contrario, devo dire è o contraria con due C perché il neutro si fa raddoppiando la prima consonante. È Aspetta, come però ci siamo. bene, bene e o bene, no? Ok. Contrario, eh? O contrario, Adazio. con la U, O contrario. contrario. Da morte. Oh, facciamo parte del Regno delle Due Sicilie, oh, ma niente. Cioè, Brindisi Napoli, Vabbè. praticamente uno schioppo. Siamo là, però. Eppure. Eppure a Brindisi, Brindisi si sente tanto, del napoletano. Allora, grazie davvero per questo incontro. Ci vediamo presto, perché io so che magari quest'album si potrà anche suonare molto dal vivo. O sbaglio? Amen, direi. Quindi, Grazie, grazie davvero. Radio Le Altre, noi Ciccioriccio, un saluto da Rais. Ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccioriccio, ovunque con te.